Dunque, cari amici di Outcast, buongiorno a tutti, io sono il solito Andrea Peduzzi e questo è l'ennesimo Cinepillole trasmesso direttamente dalla mia cucina. Questo film di cui vado a parlare è A Star is Born, che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima grazie diciamo, alle anteprime svizzere che ci sostengono, grazie, e è praticamente un remake, l'ennesimo remake, credo che sia il terzo, del film È nata una stella, l'originale del 1937, ma forse la versione più famosa è quella del 54 diretta da Cukor con Judy Garland. C'è anche quella del 76 con Barbra Streisand, nel caso che comunque io non ho mai visto. Questo film è molto interessante perché, beh, prima di tutto è diretto ed è la prova da esordiente alla regia di Bradley Cooper, che anche recita con il ruolo di coprotagonista, assieme a Lady Gaga, e è anche Bradley Cooper, lo stesso Bradley Cooper che ha scritto il film. Dunque, secondo me è un film eccezionale e dalla regia non scontata. Io non mi aspettavo di trovare un Bradley Cooper così in forma come regista, anzi ero un po' scettico. In generale sono sempre un po' scettico quando, diciamo, gli attori magari in un loro momento un po' in vista si vengono prestati alla regia, e invece mi sono dovuto ricredere. Il film è un film musicale che parla, diciamo, dell'ascesa di una star e contemporaneamente, diciamo così, del declino di un'altra star, del passaggio di testimone tra due, diciamo così, cantanti in periodi della vita diversi, e la regia, per carità, non è strepitosa in termini di messa in scena, ma non è per niente scontata, nel senso che utilizza un montaggio molto ritmato che sembra quasi rimandare proprio alla musica che viene suonata, diciamo, dai personaggi principali. Addirittura c'è proprio l'impressione che ci sia sotto quasi una partitura. Non so, adesso non voglio lanciarmi in paragoni iperbolici, però comunque, diciamo, è un film molto musicale, poi spesso utilizza anche delle immagini con la macchina a mano, mossi, insomma, ha una regia interessante quantomeno. Però quello che colpisce del film sono le prove d'attore, nel senso che Lady Gaga nei panni dell'attrice, cioè dell'attrice, scusate, della cantante in cerca di successo, è strepitosa perché recita al naturale, l'ho trovata bravissima, impeccabile, così come ho trovato davvero bravo anche Bradley Cooper. Addirittura io non l'ho mai apprezzato così tanto come attore, almeno nel senso mi piace, ma non quanto magari altri. Invece qui è davvero davvero molto bravo. Tra l'altro tra i due c'è una differenza di età di circa 10 anni, adesso non voglio dire una stupidaggine. Nel film Bradley Cooper sembra molto più vecchio, molto più maturo, diciamo, della sua età, e fa una prova veramente convincente. È anche un personaggio diverso, diciamo, dai suoi soliti cliché, sempre se si può parlare di cliché. Ecco, è rovinato, è sciupato, è un cantante folk country blues che ha assaporato il successo, però diciamo ha qualche problema con l'alcol, e tra l'altro il problema con l'alcol è uno dei tanti temi che vengono toccati nel film. Quello principale probabilmente è proprio il passaggio di testimone tra diciamo così un attore e tra un cantante e un'altra cantante, diciamo così la classica, non so come dire, successione. Però non è l'unico tema interessante. Vabbè, c'è anche il tema dell'ascesa di una cantante, di una ragazza, e del suo Pygmalione, un cantante, diciamo, già affermato, quindi diciamo anche la contrapposizione tra mondo della musica maschile e mondo della musica femminile. Poi c'è una gestione non banale delle situazioni familiari dei due personaggi principali. Tra l'altro in scena c'è anche un Sam Elliott che interpreta il fratello maggiore di Bradley Cooper, ed è veramente bravissimo, tant'è che addirittura aggiunge quel tocco, non so come dire, alle bosche al film, perché in realtà poi il film non ha nulla di diciamo grottesco o straniato, però in qualche modo diciamo che la bravura di Sam Elliott si riflette anche sul personaggio di Bradley Cooper. Poi ci sono altre tematiche, dicevo appunto, vabbè, il rapporto con l'alcolismo, la particolarità, diciamo, del rapporto con i familiari, la gestione del successo, il rapporto dei media nei confronti del successo, perché ci sono questi personaggi che a un certo punto delle loro vite si trovano attaccati, diciamo così, o comunque vincolati dai media per gestire anche le proprie vite. Ci sono comunque anche altri
altre tematiche interessanti, nel senso che comunque c'è l'incertezza, il rapporto col corpo, nel senso che comunque lei vive un rapporto, diciamo così, difficile col proprio corpo, non si sente bella, tra l'altro c'è anche un evidente biografismo con il personaggio reale di Lady Gaga, che comunque è carinissima ad avercene, però diciamo che si sente complessata dal suo naso, in generale il corpo viene sempre messo al centro del film, così come anche il personaggio di Bradley Cooper, il musicista, diciamo così, un po' più navigato, ha un rapporto col proprio corpo particolare, prima di tutto perché è un alcolista e poi perché ha proprio problemi di udito. In generale si vede spesso, diciamo, l'ostentazione del corpo dei due personaggi in maniera non so come dire, non celebrativa, non per sbattere la carne al fuoco, ma più che altro per mostrarlo nelle incertezze, nonostante stiamo parlando di due attori molto molto prestanti. In ogni caso, comunque, il corpo è, diciamo così, un qualcosa di problematico all'interno del film. Forse perde un pochino l'equilibrio generale nella parte finale, ma poi lo riacquista subito, per cui nel complesso secondo me è un film davvero davvero riuscito. C'è tantissima carne al fuoco, perché ripeto, le tematiche sono tante, anche più di quelle che ho dalla manciata che ho elencato adesso, però in qualche modo non straborda il film, rimane sempre a galla, tutta la carne al fuoco, diciamo, riesce a cuocere, ed è veramente interessante. Interessante anche, per esempio, non so, il rapporto tra i fan e l'intimità dell'artista. C'è anche una bella riflessione sul rapporto tra narrazione e musica, cioè praticamente sul ruolo dell'artista nella variazione. Ed è interessante perché, secondo, stiamo parlando della terza variazione di un film che è a sua volta, diciamo così, il rifacimento di un archetipo molto molto più antico, cioè quella della successione del potere, diciamo così, anche se in questo caso è legata al mondo dello spettacolo. Insomma, bello. Ah, tra l'altro, ovviamente, dimenticavo quasi di dirlo, splendide le musiche, Lady Gaga ovviamente strepitosa, secondo me è una delle cantanti più brave in circolazione, musiciste, compositrici, e Bradley Cooper insospettabilmente molto molto bravo nel ruolo di cantante folk, tant'è che i due quando duettano sono credibili assieme, così che è credibile ad esempio il fatto che diciamo per la prima parte del film Bradley Cooper sia quello famoso, quindi diciamo così è molto molto convincente, tant'è che davvero è a tutti gli effetti un musicista folk. Insomma, un film veramente veramente interessante, contro le mie aspettative, perché non pensavo di trovarmi davanti qualcosa di così riuscito. Lo consiglio senz'altro, e tra l'altro, boh, vai a sapere, potrebbe anche beccarsi qualche statuetta ai prossimi Oscar. Per adesso è tutto, presto arriverà anche la recensione, e intanto vi saluto dalla mia cucina. Ciao!